In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli giunsero a Betsaida e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?» Quello, alzando gli occhi, diceva: «Vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano». Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente. Fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. E lo rimandò a casa sua dicendo: «Non entrare nemmeno nel villaggio». Questa volta buona la prima non ha funzionato. Ci sono voluti ben due miracoli a Gesù per guarire il cieco di Betsaida. Ma perché? Che cosa ci vuol dire con questo l'Evangelista Marco? Mi pare fondamentalmente due cose. La prima è che la guarigione ordinariamente si realizza nel tempo e con il tempo. Come la conversione, non è qualcosa di istantaneo. Certo, esiste la caduta da cavallo di San Paolo, ma anche lui ha dovuto camminare, e non poco, per diventare l'apostolo delle genti. Ciascuno di noi non può pensare di essere santo subito, mai. Serve sempre tempo e più interventi della grazia, mai credersi arrivati nella via della salvezza. La seconda è che il cieco solamente al secondo miracolo vede chiaramente gli uomini. Eh sì, perché prima vedeva semplicemente degli alberi che camminavano. Cioè, la visione concreta e realistica della fede l'abbiamo pian piano con il tempo e con l'esperienza. All'inizio si idealizza. Cose belle, certo. Ma la carne, quella dell'umanità vera, si distingue con continui interventi della grazia nella nostra vita e anche con tante croci.